Mattinata di intensi controlli lungo il raccordo Arezzo Battifolle nella zona industriale della Carbonaia. Come periodicamente accade, la polizia stradale assieme agli agenti della municipale ha passato al setaccio l'arteria, in azione anche le unità cinofile. Controlli che in questo periodo di zona arancione hanno inevitabilmente interessato anche la verifica del rispetto delle disposizioni anti-Covid. Sono state così controllate 2.317 targhe con lo street control, 73 poi i veicoli passati al setaccio e 25 le violazioni rilevate. Sono state ritirate 2 carte di circolazione, sequestrate altrettante auto e ritirati in totale 59 punti dalle patenti degli aretini. L'attenzione degli agenti della Polizia Municipale si è poi concentrata principalmente sui mezzi pesanti, massima attenzione ai tempi di guida e di riposo e all'eventuale alterazione degli strumenti per la registrazione cronotachigrafi. Grazie alla possibilità di dirottare tutto il traffico su questa parallela abbiamo la possibilità soprattutto di scegliere il veicolo e la tipologia di veicolo da controllare. Mentre loro fanno un discorso molto più approfondito sulle persone, noi abbiamo un controllo principalmente indirizzato al peso su strada e il rispetto delle normative sui trasporti, quindi che riguardano i riposi e il tempo di guida.